un lavoro di pulizia continua, ma è un lavoro che mi sa, volevo prima dire una cosa, delle mappe io non ci ho capito niente, le matrici io non ci capisco niente, le leggo, le rileggo e devo dire la verità che poi a volte mi dico, però Elena, pensavi di non capirci niente, invece alla fine di tutto qualcosa ti è arrivato dentro. E io mi auguro che pian pianino, e qualcosa oggi, qualcosa domani, qualcosa dopodomani, arrivo a costruire. Però questa cosa dell'essere molto scientifica mi rassicura, perché rassicura la mia parte mentale. Dall'altra parte è un qualcosa che per me non, che è tutto in più, perché ho invece una parte più spirituale che non so, che è come se non avessi bisogno delle conferme della mappa, cioè è così, lo so che è così. E quindi sono in contraddizione queste due cose. Quindi io mi auguro di arrivare ad avere una comprensione. Questi mesi BTE mi hanno permesso di, cioè mi rendo conto che ho in molti aspetti miei personali una chiarezza di visione diversa. Come diceva Roberta, mi capita qualcosa e mi chiedo chi sta vivendo questo, chi sta, sto male, chi è che sta male, quale parte è stata dell'Elena è stata toccata. E quindi poi arrivano le altre parti che non so, la aiutano o gli fanno vedere altre visioni rispetto alla visione unica che magari fino a poco tempo fa avevo. Io ero molto quella cosa così e così e mentalmente era tutto un ripetere, tutto sto chiacchiericcio mentale unidirezionale, e adesso in automatico si smorza perché arriva un'altra voce dentro che mi cambia la visione e mi dico, ah, vabbè, allora è così e basta, mi sollevo. Questi mesi di BT per me sono stati bellissimi e sono felice di aver iniziato questo percorso.